Famiglietti, nella doppia veste di sindaco di Frigento e di esponente parlamentare a Montemiletto, oggi si parla di un tema molto importante, il lavoro e le prospettive di sviluppo industriale, soprattutto per questa delicata parte del territorio irpino. Le faccio la stessa domanda che ho rivolto al sindaco Frongillo: qual è l'impegno concreto che la politica può mettere in campo in questa situazione? Intanto partiamo da un caso specifico, che è questa vertenza della Mondial, quindi so che già il sindaco meritoriamente si è messo già in contatto con la Regione Campania, e quindi già domani mattina ci sarà un primo incontro in Regione. La cosa che si può fare anche insieme agli altri parlamentari è sollecitare anche il Ministero dello Sviluppo Economico, capire se questa vertenza è conosciuta oggi presso gli uffici del settore aree di crisi del Ministero, e se per caso non fosse conosciuta cercare di avere anche di accendere i riflettori anche a livello nazionale su questa vertenza. Insomma, questo è l'impegno che si può prendere come parlamentare, poi seguire insieme con la Regione, accompagnare questa difficile situazione, cercare di capire se c'è la possibilità di riprendere l'attività, di far subentrare un nuovo imprenditore, comunque cercare di non lasciare soli gli operai. Questa è la cosa che ci sta più a cuore. E poi per il territorio, paradossalmente in questi giorni abbiamo avuto anche delle notizie positive per la FCA, sembra che ci siano dei nuovi investimenti di Marchionne su questa fabbrica, che comunque insiste proprio in questa zona. E poi l'altra cosa importantissima da fare, e che sto seguendo, è di avere quanto prima una mappatura delle aree industriali irpine, dei lotti disponibili, per capire che tipo di investimenti si possono attirare in Irpine, a cercare quindi di creare nuova occupazione. Questo è il compito che dobbiamo darci come amministratori e come politici. E di ieri la nota unitaria dei sindacati nazionali dei metalmeccanici, che per la questione dell'ex Irisbus attaccavano il governo, tacciandolo di essere gravemente in ritardo, non solo su Irisbus ma anche sulla questione di Termini Imerese. Ma non è che il governo è in ritardo, su queste due questioni le vertenze si sono risolte con l'ingresso di nuovi imprenditori, sia a Termini che per quanto riguarda Flumeri. Ora bisogna verificare se questi imprenditori sono in grado realmente di far ripartire la produzione, altrimenti bisogna di nuovo lavorarci e cercare di trovare una soluzione diversa. Io mi auguro che Del Rosso in Irpinia e Di Risio in Sicilia siano in grado di mantenere le aspettative. Per quanto riguarda in particolare la Irisbus, c'è questa richiesta di finanziamento da parte di Del Rosso, che è all'esame di Invitalia, e sembra che comunque ci sia la disponibilità del governo, anche tramite il soggetto istruttore Invitalia, a finanziare l'iniziativa. Dopodiché deve essere l'imprenditore a fare la produzione. Se dovessero esserci dei problemi, io non credo che li si possa imputare al governo, ma sicuramente il governo non lascerà da soli gli operai, non lascerà da soli gli amministratori, e comunque la vicenda verrà seguita.